Un caloroso ben ritrovato a tutti gli amici di Freddie Mercury, l'ultimo immortale. Dopo il clamoroso successo ottenuto con Night at the Opera e la difficile sfida del consolidamento affrontata con A Day at Races, i Queen adesso si trovavano di fronte a quella che sembrava un'impresa improbabile, ossia restare a galla nonostante l'arrivo dell'onda lunga del nuovo fenomeno musicale e ideologico, il punk rock. Il punk si sviluppò tra il 1976 e il 1979 e fu un movimento musicale di rottura con il passato e le loro icone, che venivano definite quasi con disprezzo dinosauri, e si caratterizzava per sonorità dure, ritmi veloci e strumentazioni essenziali. I testi erano spesso a forte connotazione politica, a volte violenti, che, implicitamente o meno, invitavano ad una sorta di fai da te sociale anticonsumista, che mirava all'autosufficienza o, per meglio dire, a svolgere attività sfruttando o acquisendo conoscenze senza l'aiuto di professionisti pagati. Uno dei gruppi simbolo del punk rock furono i Sex Pistols, guidati da Sid Vicious, il controverso bassista che rimpiazzò Glenn Matlock, la cui colpa, pare, fosse quella che gli piacessero i Beatles e che fosse troppo un bravo ragazzo o, per dirla in via ufficiale, non si integrava bene con quello che era lo spirito del gruppo. Leggendario fu lo scontro tra i Sex Pistols e i Queen, e tra Sid Vicious e Freddie Mercury in particolare, proprio durante le registrazioni di A News of the World. Pare infatti che il bassista dei Sex Pistols non gradisse l'appellativo di Mr. Ferocious affibbiatogli da Freddie. Ritornando ai Queen e all'album, News of the World fu pubblicato il 28 ottobre 1977 e racchiuse materiale scritto separatamente dai quattro e quindi meno assemblato rispetto ai lavori precedenti. Fu anche un album che vide una partecipazione più omogenea e meno May Mercury dipendente. Furono infatti quattro i brani di Brian, tre quelli di Freddie e due a testa per Taylor e Deacon. Altri aspetti che spiegano come i Queen avessero l'intenzione di confrontarsi con il dilagante fenomeno del punk furono i tempi di lavorazione e gli stessi contenuti del disco. Occorsero infatti appena 10 settimane di lavorazione per realizzare l'album che risultò effettivamente più semplice rispetto ai capolavori precedenti, o per dirla con le parole di Brian, meno sfarzoso. Che Queen amassero le sfide lo possiamo notare nel brano Sheer Attack, scritto da Roger Taylor, in cui la band dà una sorta di schiaffo morale a tutto il movimento del punk e alle sue band, aggredendo con questa canzone veloce e rude e aspetto per nulla secondario suonata da veri musicisti. I Queen dimostrarono a tutti che, se avessero voluto, avrebbero potuto fare anche del buon punk. News of the World fu anche l'album di alcuni tra i più iconici hit della storia della musica, We Will Rock You e We Are the Champions. Anche in questo caso, il dualismo creativo Mercury May diede il meglio di sé. Infatti, Rock You fu una geniale idea del risoluto chitarrista, mentre l'inno dei vincitori fu opera del cantante. Effettivamente, dopo la felice esperienza di Teotihuacan, ritornava a farsi pressante l'esigenza di creare dei veri inni da stadio, col fine di coinvolgere il sempre più numeroso pubblico presente ai concerti. Sembra quasi che i Queen immaginassero gli scenari di folle oceaniche e ondeggianti che cantano all'unisono queste canzoni, scenari che sarebbero diventati realtà di lì a poco. We Will Rock You fu la risposta di Queen alla moda del momento, fatta di minimalismo musicale ed energia, quasi un canto tribale, come affermò in seguito Roger Taylor, evidentemente riferendosi al leggendario Stomp Stomp Clap ottenuto unicamente con piedi e mani e alla voce dura e rabbiosa di Freddie. We Are the Champions fu invece un brano più costruito e più alla Queen.
ambizioso, coinvolgente e sopra le righe, anche se, come detto più volte da Freddy in futuro, quel "we" del titolo sta per noi, inteso come band, più i fan. Oltre alla già citata Shirat Attack, altre tracce segnate di questo album sono sicuramente All Dead, All Dead, triste ballata di Brian incentrata sul legame forte con gli amici che può essere interrotto solo dalla morte, canzone scritta in un momento di tristezza successivo alla morte della sua gattina Squeaky, la bellissima Spread Your Wings, composta dall'acuto John Deacon, in cui si narra della voglia di riscatto del giovane Sammy che, nonostante l'ostruzionismo del titolare del bar in cui lavora, il bar Emeraldo per dirla all'italiana, bar Smeraldo, si licenzia e prova a spiccare il volo. Abbiamo poi la fin troppo esplicita Get Down, Make Love, composta da Mercury, canzone manifesto del nuovo e disinibito Freddy, e la roccheggiante vecchio stampo It's Late, scritta da Brian. Concludiamo con la superlativa My Melancholy Blues, brano ancora una volta a firma Mercury, che di blues, oltre al titolo, non ha effettivamente quasi nulla. È piuttosto un brano che si avvicina al jazz, con quell'ondivago pianoforte iniziale e la batteria suonata da Roger con le spazzole anziché con le classiche bacchette. Grazie per aver guardato questo video, lasciate un commento e condividetelo con i vostri amici. A presto ritrovarci sul canale di Freddy Mercury, l'ultimo immortale.